The Flow, benvenuti alla nuova puntata di The Flow, un saluto da Marco Mix, ci siamo. Allora, questa settimana siamo partiti al top, stiamo parlando di nuovi talenti, artisti che rischiano di spaccare il 2014. Infatti, non a caso, ieri è venuto qui come ospite, fisicamente in studio, Anagogia, che ha fatto live anche del pezzo featuring NC Champions, ci ha portato in esclusiva il suo nuovo video. Oggi con noi avremo un altro gruppetto che rischia di spaccare tutto il 2014, stiamo parlando dei Fratelli Quintale, che sono appunto anche loro oggi con noi qui in studio. Prima però dobbiamo assolutamente parlare, o meglio spingere, due iniziative molto fighe, molto belle per la Sardegna, visto che la situazione è bella pesante. Allora, il primo live, la prima manifestazione si chiama Forza Sardegna ed è organizzata da uno dei rapper più noti in Sardegna dell'underground, stiamo parlando di Kill Mauri, salutiamo bella Kill Mauri. Si tratta di due serate, una che si terrà a Cagliari e l'altra a Porto Torres. Durante la serata si esibiranno diversi personaggi dell'underground sardo, come ad esempio Giocca, poi ci sarà Uzi Junker, che è stato anche nostro ospite qui a The Flow, from Red Carpet Label, e Kill Mauri con la sua crew, la Urto Gang. E soprattutto anche uno dei nomi che ha contribuito a sviluppare questa cultura dell'hip hop italiano, ma nello specifico quella sarda. Stiamo parlando dei Menti Spesse, insomma, da paura. Un'altra manifestazione invece si terrà qui a Milano il 10 dicembre, ai Magazzini Generali, vedrà coinvolti numerosi artisti, ci sarò anch'io che salirò sul palco, il tutto organizzato dalla Macete, salutiamo Salmo e tutti i ragazzi, ci sarà Noiz, Clementino, Ensi, Bassi Maestro, Gianni Marsiglia, insomma spero di non essermi scordato altri nomi. Entrambi gli eventi costano 10 euro, quindi cercate insomma di supportare quando il rap fa belle cose, anche cose molto utili, quindi cercate di venire a entrambi gli eventi. Noi amiamo e vogliamo ricordare la Sardegna in questo modo. Salutiamo la Macete, Salmo, Enigma, Erraton e tutti gli altri. Allora, ieri vi abbiamo chiesto chi secondo voi potrebbe spaccare il 2014, anche sui social, su Twitter e Facebook. Ci avete risposto in, cioè, troppi, cioè tipo 80 commenti, robe così, miliardi di nomi. Uno dei nomi più, diciamo, citati è stato quello di Mezzosangue. Insomma, l'avevamo già citato l'anno scorso. Allora, Mezzosangue, che innanzitutto salutiamo. Allora, lui è uscito in questi giorni col suo mixtape, Hurricane Mixtape, l'ha ostato lui, insomma, molte tracce, ci sono artisti provenienti dalla scena hip hop, rap romana e non. Tra questi molti personaggi illustri, come ad esempio Lucci from Broken Speakers, Primo e molti altri, li salutiamo tutti. Noi nel frattempo vi facciamo vedere uno dei pezzi preferiti nostri di Mezzosangue, che è proprio Mezzosangue, ci becchiamo dopo coi Fratelli Quintale. Yes! Sono uno dei nomi più interessanti della scena al momento, uno dei nomi che potrebbe spaccare il 2014. Venerdì esce il loro nuovo album All You Can Eat, qui a The Flow i Fratelli Quintale. Yes! Ma allora ragazzi, belli coloriti qua, come state? A posto, a posto. O meglio, belli colorati, ci siamo, ci siamo. Flowers, flowers. Qui in diretta The Flow, i Fratelli Quintale, siete in due a sto giro. Beh, sì, esatto. Ha ingrassato momento, non abbiamo potuto entrare. E basta, l'avete lasciato fuori. Allora, come appena detto nel lancio, venerdì esce il vostro nuovo album che è All You, All You Can Eat. Possono già preordinarlo tra l'altro su iTunes. Da oggi tra l'altro. Esatto. Su iTunes c'è il preorder. Intanto, come mai avete scelto questo titolo, insomma, proprio All You Can Eat? Il titolo tra l'altro l'ha scelto Breed, che è fuori, okay, giusto a monte, e All You Can Eat l'abbiamo scelto per il fatto che All You Can Eat vuol dire prendi tutto quello che puoi, okay, c'è sta roba dei ristoranti, sai, sta minchiata, e noi l'abbiamo tradotta nel nostro linguaggio All You Can Eat, nel senso che ci prendiamo, arriviamo, tutto, ci prendiamo tutto, esatto. Insomma, esigenti ragazzi qua. Allora, voi avete lavorato con molti producer e molti artisti, da Mondo Marcio e A&R, che saluto, sì, sì. Il vostro Bosca, poi anche con Anagogia, che è stato nostro, sì, ospite ieri. Com'è stato lavorare con Anagogia? Anagogia, ti dico la verità, io purtroppo non ho ancora avuto occasione di conoscerlo personalmente, perché è un contatto di brida, diciamo, sicuramente avrò modo, adesso stiamo qua a Milano, quindi, sì, ci sarà sicuramente occasione.
Ma è stato semplicemente che ha mandato della roba, ci è piaciuta particolarmente, dopodiché l'abbiamo lavorato in studio. Super bello. È stato abbastanza easy. Ok, quindi vi siete sentiti sul web, in poche parole. Sì, Brida. Ritornando a parlare di All You Can Eat, quindi il titolo, no, del vostro nuovo album, quali sono i temi che affrontate all'interno dell'album, del progetto? Ma ti dico la verità, All You Can Eat non abbiamo fatto grandi scelte su argomentazione, nel senso è stato un album che abbiamo partorito molto in poco istintivo. Tempo e ci siamo chiusi in studio. L'avete sputato fuori? Sì, esatto. Tipo in Subito tre mesi dopo abbiamo fatto tutto. Ci siamo messi sotto col disco nuovo, esatto. E abbiamo detto ci buttiamo. Basta, qua. All You Can Eat. È stato più un lavoro, diciamo, tra virgolette, di sfogo che altro, nel senso in tre mesi è venuto tutto. Poi l'avete curato bene, insomma avete realizzato l'album. Siamo classico. Molto soddisfatti. Buono. Insomma, da venerdì quindi potremo ascoltarlo e sentirlo, pomparlo, acquistarlo tutti quanti. Allora, questa settimana stiamo parlando un po' dei talenti, comunque artisti, gruppi, crew emergenti che potrebbero spaccare il 2014. Mm. Secondo voi quanto è difficile emergere oggigiorno nella scena? Ma sinceramente io una certa mi sono anche un po' rotto i coglioni, nel senso, cioè se va bene bene, non è che mi faccio troppe paranoie, sparo, io faccio i dischi vecchio, poi le cose stanno andando sempre meglio, ma non siamo i tipi del cioè facciamo la roba e buona col io faccio i dischi invece, io faccio i dischi. Esatto. Diciamo che se una cosa deve arrivare, se hai le capacità prima o poi comunque più sei sincero che arrivi alla gente, poi soprattutto. Ma poi anche perché la gente se ne accorge, a forza di martellare se sei forte prima o poi fuori vieni, cioè non c'è bisogno di fare troppi pompini. Esatto. Ops, beep. Allora, beep. No, scherzo. Piano, ragazzi. Voi avete detto comunque che appunto anche te sei arrivato al punto che te ne sbatti, fai la roba per il gusto di farla. Esatto. Però cosa serve oggi per fare la differenza? Comunque ci sarà qualcosa. Personalità, mille. Nel senso. Sì, sicuramente. Per originalità e personalità. E spaccare. Ma da sempre. Sputare fuori gli altri. Sì. Esatto. All You Can Eat, qua a The Flow, assieme ai fratelli Quintale, andiamo con il loro video. Yes. Fratelli Quintale qui a The Flow. Allora, questo era il nuovo video, appunto, Invidia, esatto, estratto dal vostro album. Yes. Ora si gioca il tutto e per tutto. Esatto. Questo? O adesso mai più. Ah. Addirittura. Dai. Ma raga, all'interno, cioè durante le riprese comunque c'è anche la parte in cui arriva il socio con il. Come è nata quella scena? Fredda, freddissima, perché ero solo col maglione, c'erano 5 gradi. Stavate crepando di freddo per fare i figaccioni per quella scena. Col ciao, poi neanche fosse il Maserati. Esatto. Ho salvato un po' la panza. Sì, infatti. A differenza di Sud che si sveglia nella nuova Bugatti, noi esatto, sul nuovo ciao. Esatto, all'italiana, fanculo. Il video da chi è stato realizzato, insomma? Allora, il video è stato realizzato da Fred, Federico Cangianiello, da 5-6 e Ale Punto Manenti, che è il nostro storico regista dai tempi zero, che insomma, ha fatto i primi video. Ok. Pietro Comini. Che vi seguiva già da un po' di tempo. Sì. E adesso sta lavorando con questi ragazzi che insomma ci seguono in tutti i video. Un team di un alla po' grande, di persone. C'è il team dietro, alle spalle. Sì. Esatto. E venerdì esce l'album, ma farete già qualche in store, anzi se volete dire gli in store. Allora, ci abbiamo gli store il 6 da Ghetto Chic a Milano, okay. Il 7 siamo da Frisco a Brescia, la sera presenteremo All You Can Eat a Brugherio al Bundalinda in provincia di Milano. Esatto, poi comunque voglio dire possiamo seguire tutto anche sulle vostre pagine ufficiali. Sì, c'è la pagina dei Fratelli Quintale, Twitter, trovate tutto sul nostro sito. L'album è già disponibile in pre-order, tra poco dal sito si potrà acquistare direttamente il nostro merchandise, magliette. È un computer! Allora, abbiamo visto il video di Invidia, tra l'altro ti stavo dicendo prima, a me piace molto il beat perché quelli che piacciono a me è molto bounce, no? Negro, in the club. No, attenzione. No, è molto. No, è molto club. Io ti vorrei chiedere a tal proposito, siccome stiamo parlando di nuovi personaggi che comunque potrebbero spaccare il 2013 e il video è ispirato a una scena un po' americana, se voi state. Chi state ascoltando di nuovi volti, nuovi talenti negli States? Questa è una cosa che io amo molto chiedere agli artisti che realizzano pezzi di questo io tipo. Io come gusti sono, cioè, ascolto di ogni. Diciamo che sono, vado bello sulla maranza, nel senso, cioè, per dirti adesso, mi piace da Nipsey che è un po' più a Fettrell della Maybach, hai capito, che è una capra più finita. Sì. Però diciamo che adesso comunque
Maybach, quella roba lì. Però ti dico la verità, adesso stiamo lavorando, stiamo già iniziando a lavorare al disco nuovo e sto cercando di ascoltare meno rap possibile per essere influenzato il meno possibile e proprio fare una roba diversa da tutto. C'è da mettere, anche perché infatti, a forza ad ascoltare poi mi ritrovo anch'io certe volte che scrivo delle strofe che dico vabbè, la metrica è sempre quella. Esatto, capito? Oppure magari ci la, è figa però la capiscono in pochi perché non è di qua, capita anche a me, ti capisco benissimo quando ci facciamo il trip di ascoltare le robe. Poi quando vai in fissa le robe americane. Ma abbiamo parlato dell'in story, insomma, del fatto che esce venerdì il disco, ma ci sarà anche un tour, ci sono già delle date? Ci sono già delle date programmate, sinceramente al momento non mi ricordo. L'unica che mi ricordo è a Brescia, torniamo in casa il 27 dicembre al Latte Più, faremo la presentazione ufficiale, diciamo, che penso che sia la data più grossa, perché giocate in casa, sarà la festa. Comunque ci sono già un po' di date, 7-8 fissate, esatto. È comunque in costante aggiornamento il calendario. Voi visitate quindi sempre le pagine ufficiali. E a proposito, com'è la scena bresciana al momento? Boh, guarda, noi sinceramente ci siamo anche spostati. Ma da un pezzo. I fratelli Quintale si sono sempre fatti i bip loro. Sto dicendo un sacco di parole. No, non ti preoccupare, arrivate da Brescia, però insomma vi siete allontanati anche. Ci siamo un po' distaccati. Stavi dicendo anche te che adesso vi siete più spostati verso Milano. Sì, adesso abitiamo qua, quindi bene o male i rapporti. Ve la giocate qui. Sì, i rapporti che avevamo qua a Milano li stiamo coltivando. A Brescia, sinceramente, non è mai stata molto troppo viva da questo punto sì, di purtroppo vista. Poi c'è il fatto che più una città ora piccola è più la gente è rosica, quindi sì, ti capisco. Storia di zona infinita, quindi tanto vale lavorare, basta. Esatto. E qualche featuring dell'album, produzione? Allora, spero di non dimenticarmi nessuno. Allora, produzione mi raccomando, abbiamo, perché vabbè, poi si incazzano. Di produzione abbiamo Bassi, Eiena, Bosca, che ormai è il nostro papi, ti voglio bene da dietro, si guarda. Marcio l'abbiamo detto. Ross, che ha prodotto il singolo Anagogia. Dopodiché i featuring grappati, diciamo, sono Macete, c'è Enigma, Jack, Lucci, Coez, Bassi, I Green, Nancy. Caneda. Ah, insomma, un disco raga. È un disco bello ricco, insomma, poi molto vario, cioè nel senso dalla Macete a Caneda. È molto Mario. Questo disco è molto Mario. Nel senso che comunque sì, diciamo che col fatto che abbiamo sempre fatto lavori abbastanza individuali, anche 100 non ce ne erano di featuring, perché volevamo uscire, identificarvi prima voi come collettivo. Esatto. Diciamo che comunque è il momento. Certe persone le conosciamo da anni, a me, cioè avevo molto piacere a lavorare con determinate persone, finalmente siamo riusciti. Insomma, allora, siamo tutti presi bene, ripetiamo, allora venerdì esce il disco dei Fratelli Quintale, All You Can Eat, potete già preordinarlo da oggi, in questo istante, su iTunes, stavo dicendo su Twitter, da iTunes. Mi raccomando, noi su Twitter, @theflow_djtv, facebook.com/djtv, salutiamo i Fratelli Quintale. Bella, ci vediamo domani con una nuova puntata di The Flow, un saluto da Marco Mix.